Io sono un venerato maestro. Voi avete presente la definizione di Ambasino? Gli artisti e gli intellettuali hanno tre fasi. Buona promessa, poi quello stronzo e infine venerato maestro. Dal fondo di questa età che mi consente di prendere in giro me stesso e gli altri e nello stesso tempo di portare un'esperienza che è stata singolare, io ho scelto sempre quello che volevo, ma perché mi si presentava, non per un piano preciso, e quindi ho fatto il docente, il giornalista, il critico musicale e teatrale, ho fatto spettacoli come autore, come regista e ne ho visti tanti e tante altre cose, cicli televisivi. Annuncio questo perché più che portare un contributo specifico sul Rinascimento e sui costumi, cercherò di acuire la vostra attenzione su tutto quello che coinvolge il rapporto fra il rappresentare qualcosa, partiremo dal Rinascimento, ma faremo anche un excursus, e la ricezione del pubblico. Sembrerà anche che qualcuno sia una divagazione, non lo è stato tutto molto pensato, ho studiato. E credo che alla fine, se avrete la pazienza di seguire con molta attenzione, perché si chiede veramente un contributo vostro di riflessione, si veda che si va verso un argomento forte. Naturalmente, ho azzerato ogni lato tipo proiezioni, musica, eccetera. Affido tutto alla vostra memoria o al vostro desiderio di informarmi. Beh, del Rinascimento io onestamente non sento il bisogno di parlare molto perché ve ne siete occupati in questi giorni e quindi richiamiamo solo le idee. Sapete da tempo che il Rinascimento è una convenzione, che in realtà tutti i momenti storici sono uniti da dissolvenze incrociate, c'è sempre una parte di quello precedente, di quello successivo e così via. E ancora più è difficile capire cose del Rinascimento perché è un momento, mi sembra, perché è stato discusso tanto su questo. Si è discusso addirittura se c'era una rottura col Medioevo o no, Burda, Garen, eccetera, sono dei saggi, sono rimasti fondamentali. Ma insieme a tutti questi discorsi c'è sempre stato qualcosa di sfuggente. E la cosa di sfuggente è particolarmente tipica negli studi, soprattutto fino a ieri, della cultura italiana, dove si va per settori. Vi ricordo che in Italia, in liceo, si studiano i minori del 500 per dire che non sono bravi e non si dà notizia di Beethoven,
o di Shakespeare. Perché? Perché siamo scemi, c'è niente da fare. Perché non abbiamo ancora preso atto di tutto questo. D'altra parte, per venire un rapporto vicino a voi, una mia collaboratrice scenografa ha fatto da commissione assieme a pochi altri all'Accademia di una città importante d'Italia e nessuno dei candidati era mai stato in un teatro dietro le quinte. Vi par possibile? Vi par possibile, voi che siete specialisti dei costumi, che uno abbia guardato il costume sempre solo davanti? Ma capite che se uno fa così non solo perde una visione, ma perde il contatto con la vita che un costume infonde nel personaggio. Io penso in certi spettacoli, penso alle sarte di scena, ad esempio. A volte, al momento dell'entrata, è capitato anche a me di fare stare in palcoscenico, recitare qualcosa, a volte tolgono un pirucchino di pelo, a volte danno a mettere a posto, eccetera. E per chi entra in scena in quel momento è qualcosa come, sai, la madre del bambino che esce di casa, che dice, guarda che è la cravatta storta, ah scusa ma è la prima volta che le porto. O avete presente nei film western, quando la ragazza toglie il foulard e lo mette attorno al ragazzo che parte per il spettacolo. Il teatro ha una fisicità che non prescinde mai da un complesso di vita e dunque di cultura, di realtà. Quando noi parliamo del teatro del Rinascimento, questo aspetto negli studi ben difficilmente ci appare. Si parla invece soprattutto della parte letteraria. Se voi avete fatto un liceo, anche il liceo classico, sì, nel liceo classico si studia le commedie dell'Ariosto, ma o la Mandragola stessa di Machiavelli, ma non è che la vediate in scena, che sappiate cosa succede. Leggete il testo. E non viene fuori mai che cosa succedesse a chi andava, per chi andava, a chi non poteva andare gli dispiaceva. Guardate che questo succede addirittura anche nella scenografia recente, voglio dire. C'è voluto qualche secolo, un paio, perché si diffondesse l'idea che pure era nei documenti, ma nei documenti non critici, ma nei documenti di teatro, cioè nei rapporti di lavoro, che per fare le scene con i fuochi, quelle che vengono riportate in bozzetto, e molto spesso sono delle finzioni, tant'è vero che hanno le fiamme che vanno lì giù a volte. Per fare quello bisognava fare attenzione che i reclutati non fossero ubriachi. Perché? Perché avevano della stoffa imbibita di alcol e al momento giusto dovevano accendere. E siccome i teatri erano molto in legno e bruciavano spesso, non era il caso di pigliare già gli ubriachi. Questo per dire che la concretezza del teatro del passato, almeno fino al Settecento, ci è difficile da cogliere. Nel Cinquecento in particolare, perché nel Cinquecento tutta la vita scenica, come avrete visto, come saprete, era soprattutto di rappresentazione intesa come rappresentanza più che di azione. Nelle opere alla corte dei Gonzaga, le primissime,
la scena non c'era. I costumi erano soprattutto così belli che agli invitati veniva dato l'impressione di far parte della corte. Nel 600 ancora, francese, in molti luoghi i personaggi avevano un ordine gerarchico, cioè quello che rappresentava il re doveva stare in mezzo e via via sempre più in alto. Perché erano stupidi? No, perché la concezione, un po' sì, perché la concezione era quella di far sentire una cosa profondamente gerarchica e da privilegiate a chi andava. Nel 500, sui costumi, sappiamo molto di più che sulle scene. Sulle scene sappiamo, ad esempio, delle cose che possono addirittura apparire contraddittori. Sappiamo che la derivazione è in parte dal teatro classico, dove c'erano elementi fissi praticamente. Sappiamo che i periatti erano, cioè i solidi a tre facce, che voltandosi indicavano i luoghi, ma non indicavano un luogo specifico, indicavano l'aperto, il bosco, la sala. Venivano sostituite a un certo punto dalla scena piatta, ma anche qui però era un altro concetto. C'è una quadrina di un'edizione dell'Orlando Furioso che descrive quale al cadere delle cortine suole parere, cioè apparire, fra mille lampade la scena, d'archi e di più d'una superba mole d'oro e di statue e di pitture piene, e ci verrebbe da dire: ma questa è una scenografia grandiosa, arte fiera. Invece è un altro concetto, perché non è che la recitazione o l'azione cambiasse per quello che avevano dietro, è un'apparizione. E se voi siete state all'Olimpico di Vicenza, dove c'è una delle più sensazionali prospettive di strade convergenti e divergenti, in quelle strade non ci si passa. Per passare bisogna essere vestiti, a parte che adesso è proibito, ma bisogna essere vestiti da mimi, in calzamaglia. Io sono dovuto intervenire una volta in uno spettacolo perché conoscevo il luogo, e sul copione c'era tutte queste entrate vestite da 700 bellissime, si sarebbero incastrate tutte le donne, non c'è dubbio, gli uomini con la spada. Perché? Perché era un fondale. E cosa doveva essere quello? Doveva essere la celebrazione del teatro allo stesso modo in cui era la parte del pubblico, con le colonne. Nel 500 dei costumi sappiamo però, qui c'è una citazione del vecchio e caro Hansen, autore del libricino di costumi che in Italia è stato più diffuso, dove si dice che nel Rinascimento, epoca delle costruzioni e dei mobili larghi e massicci, l'uomo prova la necessità di paludarsi con masse di stoffa, quasi ad armonizzarsi con i vari ambienti in cui si muove. E difatti c'è qualcosa di importante, di solenne, e è come se
la bellezza che è ricercata sempre nel teatro, in tutte le stagioni, coincidesse con una maestosità, con un'importanza in qualche modo misurabile. Oh, tenete presente che quando parlo così sto semplificando, ma non possiamo dare una giornata a ogni elemento. E quindi ripassiamo un po' a volo le cose che vanno coordinate. E a un certo punto adesso dobbiamo fare una distinzione fondamentale. Tutto il nostro discorso, con alcune eccezioni che incontreremo, non sarà tanto sui costumi per rifare il teatro del Cinquecento, ma i costumi con cui si rappresenta il teatro del Cinquecento, non il teatro, l'ambiente del Cinquecento nel teatro. A noi interessa di più del Cinquecento, del Quattrocento, insomma, di tutto questo ambiente che viene dopo la visione unitaria e teocentrica del Medioevo, pensa di riscattare i valori umani pur nutrendosi di quanto ha avuto e precede il momento barocco in cui tutto diventa viaggio, mobilità, fantasia. Allora ci interessa di più sapere come vestire Lucrezia Borgia nell'opera di Donizetti che come vestire in modo credibile una commedia del Cinquecento di cui sappiamo poco, che è un discorso interessantissimo, però adesso vediamolo così. Anche perché vi anticipo una cosa che in realtà concettualmente dovrebbe andare dopo, ma che vorrei fosse presente nelle vostre teste. Voi avete una lotta continua da fare, avrete per tutta la vita, sul noleggio, perché più è complessa la cosa di cui dovete fare i costumi, Aida ad esempio, minore è la parte affidata a voi. Voi fate il protagonista e qualche caratterista, e adesso si noleggia, e nel noleggio bisogna andare a cercare chiaramente che cosa si lega alle vostre cose. Ora il noleggio non è come quando si noleggia qui dai Ceratelli, qui i costumi sono già pensati, non dico per categorie, ma certamente per prospettive culturali. Non succederà mai quello che mi diceva Pierluigi Pizzi, che ha fatto una volta i costumi dei due Foscari alla Fenice. I costumi sono poi stati lasciati alla Sartoria, che l'ha dato in noleggio, e dice che più volte nella vita, qualunque fosse il luogo e l'argomento, dove c'era bisogno di qualcosa di rosso, vedeva passare il suo consiglio dei 10 che non c'entrava niente. Tutto questo, in parte, viene giustificato con la mancanza di cultura della gente. Ma io trovo che questo posso dirlo scrivendo un articolo o tu lettore in forma, ma voi devo ricordare una cosa più importante, che è attraverso il teatro che si forma la cultura figurativa e storica. Non prendersela, tanto si può fare tutto perché manca la cultura. E questo mi porta dritto all'ultimo discorso, il più importante che faremo. Dunque, il problema fondamentale
per proporre un'immagine del Rinascimento come di un'epoca qualunque e la riconoscibilità. Che cosa dovete far riconoscere? Far riconoscere in che epoca ci troviamo, possibilmente in che luogo e in che genere di società. Per cui la cosa fondamentale è che individuate assolutamente i termini in cui per prima cosa il pubblico viene portato dentro quello. Altri secoli sono più facili, il Rinascimento è più complesso, intanto perché le società erano diverse, i luoghi diversi, e perché i costumi, e dei costumi continuiamo a parlare, erano diversamente anche articolati. Io ho sentito dire, muovendomi in questi giorni, cioè ieri e stamattina, ho appreso che esiste una quantità di congere diverse e che neanche si somigliano del tutto, che fra il falsetto piemettato e il falsetto liscio ci sono anche dei significati che non so descrivere, ma che riguardano, possono riguardare tanto l'importanza sociale, il mestiere, la leggerezza. È complesso, anche perché con questa volontà di portare ogni costume nell'importanza e nella bellezza, passa quasi in secondo piano quell'elemento che adesso sarebbe caratterizzante della moda, di far riconoscere una soluzione. Quando è nata la minigonna, chi portava la minigonna era come se avesse un distintivo. Io sono con la moda avanti. E altri dicevano: io quelle porcate lì non le faccio. Adesso poi vedo che questo è completamente superato, che giro molti in calzoncini corti, vedo ragazze che entrano in chiesa con i calzoncini a mezzo culo. Quindi è chiaro che è passato quel taglio di cose, speriamo anche che si riequilibri. E poi in Italia mettiamo tutto sul moralismo e sul... ma è tutto molto più complesso che queste etichette. Era un esempio per dire che se noi vediamo ad esempio un cappello veneziano del Settecento, già siamo a Venezia. È più difficile il riconoscimento nel Rinascimento, soprattutto fra una cosa e l'altra. Quali sono le fonti per far capire? Beh, prima di tutto diciamo la pittura. È la pittura che però ha una base di partenza che mancava al Medioevo, ed è una prospettiva proporzionata, cioè una prospettiva che non nasce da una specie di messaggio
subliminale o addirittura ideologico, mistico, come in Giotto, per dire, dove c'è una prospettiva, ma non è quella dell'occhio, ma nasce da una proporzione matematica. Quello che ci dà il Rinascimento, anche nelle costruzioni, è un senso della misura che riguarda la nostra possibilità di accorgercene, che è stata una legge fondamentale anche per distinguere dove vogliamo invece la dismisura, perché come si distingue, diceva Umberto Eco, un ciclope, perché un occhio solo nella testa? No, non basterebbe, perché lui ha un occhio solo in mezzo alla fronte, mentre gli altri ne hanno due occhi. O c'è una legge precisa, in qualche modo condivisa da tutti, anche nelle immagini, o questi stessi discorsi di regolare e irregolare, di polemica, di contraddizione, ci sfuggono. Il Rinascimento in questo è meraviglioso. E non per niente è così forte questa legge che accomuna le varie scuole pittoriche. Inoltre succede un'altra cosa importante, che diventa decisivo lo studio dei colori, per cui noi possiamo vedere dei costumi di Raffaello assieme a dei costumi che so io di Tiziano e creare una possibilità di discorso. Cioè c'è effettivamente una coerenza. Discorso che faceva proprio Pizzi quando ha messo in scena la Passione secondo Matteo, che ha voluto mettere assieme un po' tutti i mondi, o molti mondi della pittura del Rinascimento, proprio per dire che è una cosa universale, e fare un'immagine coerente e ammaliante, ci ha permesso di vedere concretamente che tutto questo poteva funzionare. Anzi, che era bellissimo. Però resta il fatto che abbiamo bisogno di altri segni di riconoscibilità per avere un mondo preciso e per avere un'eloquenza forte. E la pittura ci dà una grande lezione, ma non possiamo imitarla semplicemente. Molti scenografi, mi ricordo, mi dicevano: guardi maestro, ho fatto un Verdi che sembra un Tintoretto. Ma che vuol dire? Non vuol dire niente. Tintoretto è un mondo, Verdi è un altro. Non si può fare. Ma anche se ci fossero delle vicinanze forti, si può partire da un messaggio della pittura. Ma il lavoro di costruire i costumi è altro. Perché? Perché la pittura deve fissare un'immagine sola e definitiva. Ma pensate a un aspetto ancora più importante. L'immagine della pittura è riassuntiva, è come la fotografia. Ci dimostra un fatto, oppure addirittura, per i fatti storici e per i fatti sacri, ce li ricorda
ce li rievoca, ma ce li dà preconosciuti. Se noi vediamo un tizio tutto contento che si guarda nell'uscello, capiamo che è Narciso, che il quadro è fatto per Narciso. Non ci sta raccontando la storia di Narciso, perché mai capiremmo. Potremmo pensare che è lì, arriva un altro, gli dà una pedata e lui va dentro. Se avesse uno spunto di azione o di futuro. Invece la pittura ferma la cosa. Per cui va bene prendere tutti gli elementi, tener conto di quella lezione, ma il costume è una cosa che promette un'azione che si svolgerà in movimento nel tempo. Dove il costume si muove nel tempo con movimento, ma naturalmente nella moda. E lì c'è un grande incontro fra la moda e la pittura. Però anche qui è un lavoro completamente diverso. O almeno sostanzialmente diverso. Perché, vedete, oh che bello, posso liberamente fare questo discorso. Se una sarta deve vestire voi, che vi vedo tutte belle in forma, non ha difficoltà. La moda cosa presenta? Avete presente bene quelle strisce con tutti i tipi di moda che ci sono nei libri che spiegano cos'è? Tutti più o meno con la stessa faccia, bella, tutti, beh, si intende atteggiare magari diversamente la moda italiana, la moda tedesca, la moda francese, però insomma tutte le file sono poi di gente che fa questa storia qui, che deve stare da modello, di fatti moda viene proprio da modus, da modello. Allora cosa faccio io? Prendo lei o lei o lei e come porto via, non è questo, mi sono distratto, e come sarto, e cerco di convincerle a assomigliare al modello che in quel momento il gusto ci offre. Per qualche corrente misteriosa, perché non è mai chiaro da che cosa nasce la moda. Ma certo risponde a qualcosa che sta attraversando il tempo. Se vedo che non, ma cerco il modello che si adatta più, cerco cioè di portare alla bellezza attraverso una serie di combinazioni. Che più sono geniale di sarti, geniali ce ne sono, di stilisti geniali abbiamo visto, certi costumi, non so, di Valentino per dire, se uno li vede in vetrina si ferma e dice cos'è successo per inventare una cosa così. Di Valentino come altri. C'è stato un momento in cui Romeo Gigli sembrava aver inventato chissà che, era bellissimo. E noi sentiamo che c'è un segno di invenzione, però sono, ripeto, dei modelli. Invece il vostro lavoro è tutto un altro, perché voi dovete prendere chi avete e far impersonare un personaggio. Se Don Giovanni ha la pancia, cosa fate? Dovete inventare qualcosa per cui sia Don Giovanni anche se ha la pancia. Se Violetta
e Pomona, anche quando la Tisi alla fine sta morendo, non so, deve essere dei veri, delle cose, ma deve essere credibile. Perché? Perché farà... ci sono due motivi bellissimi che fanno onore alla vostra professione. Uno è che dei momenti forti che si ricordano in una rappresentazione, il personaggio è ricordato col costume che ha. Guardate, la scena sfugge di più, o resta un'emozione a parte, ma se io devo ricordare Amami Alfredo o Didone di Purcell che si butta nel fuoco, la ricordo così come l'ho visto. Non la cambio. E l'altro motivo è ancora più forte, ed è che fra le migliaia, milioni, infinite possibilità di Don Giovanni o di Violetta o di Didone, la sera, il giorno in cui viene rappresentata, non esiste che quella. Voi siete falliti nel teatro se, guardando un Don Giovanni con la pancia, immaginate un altro interprete che avete visto, perché non vivete quello che sta succedendo. È tutto un rapporto fra l'autore, l'azione e la parte dello spettatore che parte da questa convenzione. Io mi ricordo una volta che in un convegno alla Facoltà di Architettura di Torino, Ronconi, Luca Ronconi, che dopo un intervento aspettava le domande, ha avuto questa domanda: ma che cos'è per lei drammaturgia? Ora Ronconi è uno che parla prima di dire, se si fa un'intervista per radio, il montatore è disperato perché deve tagliuzzare dovunque, o per televisione. Ma dopo aver fatto tutto un po' di sputacchi e esitazioni, ha detto questa cosa meravigliosa: la drammaturgia è un patto fra l'autore e lo spettatore. E io trovo fantastico questa intuizione, fantastico. La partenza di ogni drammaturgia è che l'autore, lo dica o no, stabilisce delle leggi, delle convinzioni, dei modi di comunicazione da cui si parte. Vediamo di tenere un ordine saltando. Ci sono dei pericoli poi anche nel prendere esempio dalla moda. Ma intanto non ho detto una cosa che vorrei ancora aggiungere, ed è che precisa bene la caratteristica della pittura di dare un fatto per conosciuto, ed è quello dei gesti. I gesti sono quasi sempre prestabiliti. Cioè, sono elenchi di consigli ai pittori e persino ai predicatori, perché un gesto deve significare una cosa. Andiamo qui soprattutto nel Cinquecento, e poi questo si sviluppa, si arricchisce, ma resta sempre senza, come base. Cioè, se noi vediamo uno così, dipende da come mette la mano, ma se la mette così è perché è pentito. Se la mette così è perché si vanta. Ma deve essere chiaro cosa sta facendo. Non solo, ma da questi gesti si ricava il personaggio. Avete presente quegli orrendi santi che mostrano la loro ferita per vedere, far vedere chi sono? Io mi sono occupato teatralmente di San Rocco,
una rabbia tutte le volte che vedeva la sua immagine, quest'uomo forte, deciso, che scopre di guarire con le sue mani senza, all'inizio senza volere, si accorge che per soccorrere tocca e guarisce. Quest'uomo viene mostrato, scusate, non lo faccio, gli dico soltanto, che tira su da una parte la parte di Gonnellino, diciamo, e fa vedere che c'è una ferita sopra di noi. Se no non si riconosce che sarò. Ma che schifo! Ma mai adesso immagineremo i santi così, no? Beh, questo è un aspetto che ci porta ancora una volta a dire attenzione, perché la pittura è legata alla sua epoca e fino almeno al 600 e nella scuola che a 600 si fa fino all'800 ha questo modo di rivelare. Ma se voi voleste raffigurare, che so, Martin Luther King, cosa fareste con la testa lì che sta per essere ammazzato? Cercherete qualcosa d'altro, qualche altro momento, no? Anche queste cose qui sono tutte cose che si deve sapere, dove si può prendere, come si valuta, in che epoca abbiamo avuto la rivelazione, quanto gli abiti dipendessero anche dalla moda e infine la differenza fra questo e quello che vogliamo far vedere. Fra i pericoli della moda poi che ci sono dei messaggi effimeri, di passaggio, che vogliono dire delle cose. Ad esempio, ne piglio uno perché è un po' inaspettato, questo incrocio con... No, prima vi dico degli incroci con la storia. Ad esempio, avrete visto che in parecchi costumi maschili rinascimentali e fino anche a dopo, rinascimentali nel senso che rappresentano il Rinascimento, gli uomini sopra il sesso hanno una specie di braghetta apribile. Allora, cosa voleva dire? Voleva dire questo è un potente, e è una specie di prêt-à-porter umano, e fa, apre quando vuole, perché quando vuole possiede. Non è che voglia dire comodo perché ha un disturbo e ha bisogno di recarsi dietro un palo, non voleva dire questo. Dario Fo aveva consigliato a Ballo di fare i costumi così nella corte di Rigoletto. Poi a Ballo non ha fatto Rigoletto, quindi non so cosa dovrebbe fare. Altre cose sono, ad esempio, la moda che segue, la tendenza economica persino. Nei momenti in cui si vuole esprimere la potenza, la grandezza, il benessere, la donna ha un ventre grande, come se fosse incinta. Se poi si passa invece al sacrificio economico, allora è diverso. Quei segnali possono riguardare tanto l'epoca di cui si parla che l'epoca di chi dipinge. Scelte da fare. Altre cose sono più, ad esempio, al tempo della Rivoluzione Francese, appena decapitato Luigi XVI,
è stato costruito un cappellino con il velo attorno che le dame a Milano portavano molto per far vedere che stavano da quella parte lì. C'è un sonetto di niente meno che di Giuseppe Parini, «El Magun di Dame de Milano per il Baronat de França», spero che capiate il lombardo, che a un certo punto dice «Cosa ne de colui di quel Petion», Petion è il capo di Lyon, e qui stava parlando a una madama che era stata a Lyon. «Che pretend con sta bella libertà de mettere insieme de nul nobiltà e nul dame tutti quanti mascalzoni a proposito». Adesso state a te. A che cosa porta tutto questo discorso che, come vedete, si incatena per vie logiche e per associazioni di idee? Per chi si fosse messo solo in questo momento in incontro, stavo chiedendo, a che cosa porta tutto questo discorso? A nulla di storico definitivo, a nulla che possiate mettere negli scaffali delle vostre culture, anche se suggerimenti ci sono e inviti tanti. Ma un punto decisivo è importante, ed è la vostra responsabilità. La responsabilità in quanto costumista. Un discorso che sentirete fare molto poco, perché il costumista è un utilizzo. Dicevo del noleggio, ma pensate cosa viene fuori a volte. Di alcune opere la tradizione ha portato addirittura a cambiare la trama. Pensa a Lucia di Lammermoor, pensa a quei poveretti che vengono chiamati d'urgenza in un'ora o due per venire al contratto di nozze della povera Lucia, che arrivano impomatati, elegantissimi, con la spada che tengono ben infilata a casa di non è possibile. E nella Lucia c'è un temporale devastante, al punto che sulla partitura c'è scritto che il rumore dei tuoni supera l'orchestra. Pazzesco, è un compositore che nell'Ottocento rischia pure di avere queste cose. Enrico, fratello di Lucia, autore di tutto la malversazione, è andato nella torre di Locata dove sta Edgardo, fidanzato di Lucia, abbandonato, e ci sono sfidati. Mentre c'è il ricevimento di nozze, Enrico attraversa a cavallo, immaginiamo, tutto il tratto fra le due torri, fra la torre e il castello, sotto questo temporale bestiale. Entra e dico, dove Lucia era? E l'incontra. Come credete che arrivi? Umidiccio? Ma figurarsi! Arriva bello, tranquillo, contento che non si sa da dove, perché arrivi, che cosa sia successo? Questo vuol dire non raccontare, questo vuol dire tradire. Dovrebbero essere almeno multati quelli che fanno questo. E pensate adesso poi come si può facilmente, facilmente, con il professionismo, ma simulare un costume bagnatissimo con materia più luce. Come sarebbe bello che si vede, butta questa cosa, si può. Ma bisogna fare queste cose, non si può non fare queste cose.
Ma la responsabilità non è solo vegliare con il regista o alla peggio contro il regista e col direttore o alla peggio evitando al direttore le figuracce dei tagli che si fanno perché così si fa prima, perché come oggi vuole fare così nella culla dell'italianità di fare citazioni lombarde. C'era un impresario che diceva questo la tagliamo perché stanca le voci. Astracca i mus, diceva. Già solo da come lo pronunciava era chiaro che diceva una fesseria. Non solo per la fedeltà, perché non sapete, è perché pensiate su tutto questo mondo. Pensiate non solo, ma sapendo che potete dare un contributo originale, non dico delle soluzioni, ma certamente delle domande che altri non fanno. E quando scoprite una di queste cose, tenetela preziosa. Vorrei dire di più. Comincia veramente il vostro mestiere quando capite che il costume, oltre che la collaborazione con tutti, perché tutti sono interpreti, è un gesto creativo, il segno che non potete preventivarlo mai nel tutto. Come ogni opera d'arte, in maggiore o minore misura, capite che è giusta quando riconoscete che è giusta. Come le luci. Mi ricordo Strehler che dava le luci e dice aspetta un momento Lorenzo che poi parliamo. Allora un'ora e 35 minuti con lui che cambiava continuamente le luci. E la luce era sempre bella, andava sempre bene. È una ripresa, oltretutto, del Simon Boccanegra. E non era che si avvicinasse in meglio, erano sempre tutte belle. Poi finalmente, improvvisamente, ne è arrivata una. E allora tutti, eravamo un gruppettino, abbiamo capito che era quella che cercava. Così avviene nelle fatti creative. Pensate quando Leopardi ha scritto dolce e chiara la notte senza vento e non bastava ancora. Allora ha capito che veramente dolce e chiara è la notte e senza vento. Ma era diventato la notte. Mentre prima ci somigliava, ma era ancora un po' la descrizione della notte. Questo avviene quando voi riuscite a fare un costume che tutte le pulsioni che avete avuto per creare, se le avete avute, se no, andate un po' col paese, trovano una risposta. Un altro, e questo è la cosa che potete fare e che è quasi nuova perché i grandi costumisti l'hanno fatto. E non è solo dei costumisti, sapete. Siate esigenti, siate anche umili. A volte è come per Leopardi, a volte che so io, ho visto dei grandi uomini di teatro, ho avuto questo privilegio, per questo mi permetto di raccontarlo, che improvvisamente chiedevano una piccola cosa e cambiava.
cambiava proprio il ritratto sulla persona. E poi, e questo avviene proprio come, che posso dire, come nelle cose grandi, attraverso l'amore per le cose che si fanno. Può darsi che per caso ne venga una non per amore, ma è un caso. Voi avete la fortuna qui di essere con i Ceratelli. Mi spiace di parlare bene mentre ci sono, ma per pudore. E devo dire, ho avuto un'esperienza che mi permetto di raccontare. Nella mostra su Strehler che ho curato a Palazzo Reale a Milano qualche mese fa, ho chiesto la loro collaborazione perché i costumi del Gatto da Serraglio, che noi volevamo avere in grande rilievo perché sono meravigliosi di Damiani, ed erano proprio all'entrata, che la Scala ci aveva promesso, invece erano a Napoli perché si era dimenticato il Gigio. Cioè, ce l'hanno i Ceratelli, oh mamma mia, come facciamo a chiedere a loro? E invece no, erano esosi e non facevano storie particolari. Ma non è per questo che io voglio ricordare il lavoro dei nostri amici. Per come sono entrati nella logica della mostra, di tutto anche il resto della mostra, per come ci hanno offerto delle teste per i manichini che non sapevamo come fare, per come hanno cercato di armonizzare quello che si poteva mettere con i colori della sala della mostra, per come cioè hanno creato con noi. Poco, tanto, e non lo so, però l'hanno fatto. Ma non è ancora questo. Quello che ricordo di più è la loro mano sui costumi. Come se fossero creature viventi, e sapendo che invece erano creature viventi perché le stavano facendo vivere. Non su parte. Questo insegnamento e questa possibilità. Vedete, il costume ha un punto estremamente forte per chi lo costruisce. È quello di essere a contatto diretto con la persona. Io penso a Dante, nell'ultimo canto del Paradiso, quando con una improvvisa illuminazione proprio fa balzare il lettore dicendo che sta per avere la rivelazione della Trinità, ha bisogno ancora di un fulgore che non arriva, ma nel cerchio infuocato, il cerchio infuocato lo vede dipinto nella nostra effigie, la dignità totale dell'uomo, non chiamato da Dio, ma lì. Penso alle sorprese che la persona può dare nel personaggio e anche nell'interprete, perché sapete, gli artisti, a trattarli bene, si ricordano di essere artisti. Magari fanno qualche capriccio, un po' tronzo, ma ci sono delle sorprese fantastiche. Ma come mai con te è stato così? Ma l'ho ascoltato, non ci ho creduto. Questo rapporto che non c'è più nella società, quasi non c'è più, e che invece può essere portato avanti da piccoli contributi, se volete. Ma contributi in un luogo
che è trascinante, esemplare, magico, come il teatro. E pensavo al... mi è venuto una citazione che ho perso, ma volevo dirvi, certamente, una volta trovata un'immagine in cui credete e che vedete entra nel discorso generale, tutta la vostra umiltà deponetela e siate duri e pretenziosi. Uno scenografo che poi ha fatto una buona carriera e che in quel momento cominciava in uno spettacolo mio con Mauro Pagano a fare la scenografia, faceva i costumi. Io ero a una delle prime regie professionali, lui invece da assistente aveva già fatto parecchie cose, sempre nel campo dei costumi, e mi ha detto: adesso vieni con me, un momento prima che cominci la recita, ti metti all'uscita della sala da cui escono i coristi e togliamo tutto quello che hanno aggiunto loro per due. Ma come togliamo? Vedrai. E allora chi aveva messo una collana, che aveva messo via tutto. Non si può pretendere che tutti capiscano, ma voi siate lì anche per tenere fede. Volevo dire, siate umili, ma siate anche orgogliosi. E poi, vi ricordate il discorso che fa Amleto agli attori? Quando arriva la compagnia d'attori, Amleto dice come devono recitare, cosa devono fare, dice tutta una serie di cose serie e saggissime. E poi in mezzo dice non senza follia. Permettetevi un po' di follia, anche umana, morale. Abbiate un po' di pazienza per voi, con voi, se non vi riesce di far subito tutto. E se per caso un giorno rileggete Dante e arrivate a quel punto o di dipinto nella nostra effigie, non prendetevela con voi se per un momento vi sembra vestito con il vostro costume.